chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Allora io comunico che uscirò dall'aula. C'erano ovviamente delle mozioni che sono state anche sottoscritte da me, ma sinceramente le mozioni hanno un senso quando c'è un interlocutore davanti, quando hai una giunta, quando hai un sindaco, due solo i componenti di giunta. Io credo che non possiamo parlare da soli, io credo che il Consiglio Comunale sia è la massima assise cittadina che esprime la democrazia, che esprime la volontà popolare. Questo vale sia per i consiglieri di maggioranza sia per i consiglieri di opposizione. È inaudito, è un fatto incredibile, scandaloso, che sistematicamente per un motivo o per un altro non ci sia il sindaco in aula, il massimo rappresentante di questa comunità. Ci sono solo due assessori, peraltro l'assessore Di Santo è appena arrivata da poco, quindi non è possibile assolutamente che un consiglio comunale venga così schiacciato, venga così umiliato. E questo dico sia per potrebbe essere una come dire, qualcuno potrebbe dire una speculazione da parte dell'opposizione, no, viene anche la dignità dei consiglieri di maggioranza. Noi abbiamo il diritto e il dovere di esprimere in questa sede le istanze dei cittadini e nel gioco dialettico maggioranza-opposizione io pretendo che quello che i consiglieri dicano abbiano l'attenzione da parte del primo cittadino, che chiaramente esprimerà, seguirà il suo percorso, la sua linea amministrativa, ma noi abbiamo il sacrosanto diritto di essere considerati. No, è una vergogna vedere i banchi della giunta pressoché vuoti, quelle assessore, tutti vuoti, fa capire Abate, come l'amministrazione, per favore, comunale si può rivolgere è distante, assente rispetto ai problemi in una di diversa. Presidente, io sto facendo il mio intervento, lei di quando vuole fare il consigliere si dimetta da presidente e faccia il consigliere politico. No, chiedo scusa, presidente, Abate, lei non deve intervenire. Consigliere Abate, allora io invece faccio il presidente e le ricordo che lei deve intervenire sul punto che stiamo trattando. Tra l'altro, consigliere Abate, io l'ho già fatto intervenire fin troppo, perché lei sta mancando di rispetto a tutti i presenti in aula, perché noi non stiamo qui a passare il tempo, noi stiamo qui ad ascoltare le cose che anche lei sta dicendo, consigliere Abate, che anche lei sta dicendo. Allora, come io rispetto il suo pensiero, lei abbia rispetto del mio e di tutti i presenti, che qui ci sono due assessori, e perché deve attribuire responsabilità a due assessori? Ma che dice? Ma che cosa dice, consigliere Abate? Grazie, consigliere Abate, grazie.